Sater non è al 100% contro il Lecce, Giannetti pronto al debutto, ma non gioca dal 23 gennaio, 20 minuti proprio contro il Pescara alla Recchi di Salerno. Appena approdato in biancazzurro, subito un infortunio di natura muscolare. L'attaccante senese, 30 anni a maggio, ha saltato le ultime 5 partite. Ora sta bene, ma dovrebbe cominciare Odgaard col supporto di Galano a digiuno di gol dallo scorso 19 dicembre, 3-2 col Monza all'Adriatico. Sarà sempre 3-5-1-1. Al rientro dalla squalifica Balzano potrebbe prendere il posto di Bellanova. A metà campo invece si va verso la conferma di De Sena, Busellato e dell'ex Tabanelli. Memusciai, reduce dal Covid, ripartirà dalla panchina. Stesso discorso per Macin e Maestro. Di certo per Grassadonia scegliere non sarà facile, a parte Sorensen e Riccardi, più o meno tutti a disposizione. Nel Lecce è tornato in gruppo l'esperto regista greco Taxidis, sostituito peraltro egregiamente dal danese Hjulmand. Lavoro personalizzato per Dermacu, Pablo Rodriguez, Anderson, Listovski, Calderoni, che però dovrebbe rientrare, e Monterisi. Campionato finito invece per Adia Pong a causa della rottura del tendine d'Achille del piede sinistro. Nel 4-3-1-2 di partenza tornerà titolare Mancosu nel ruolo di trequartista alle spalle di Koda e del polacco Stepinski, che nelle ultime due partite è rimasto in panchina. Sulla fascia sinistra assai probabile, come si diceva, il rientro di Calderoni in luogo del giovane Gallo. Lecce settimo in classifica, ma discontinuo, organico di primissimo livello, soprattutto una macchina da gol, ben 43, uno in meno dell'Empoli capolista. Di contro però concede tanto, 31 infatti le reti subite dalla squadra di Corini, solo 4, due in meno dei biancazzurri, le partite in cui Gabriel ha mantenuto la porta inviolata contro Pordenone e Monza in casa, Ascoli e Regina fuori. 19 i punti conquistati in trasferta, 5 vittorie, 4 pareggi, appena 2 KO contro Brescia e Spal. L'ultima volta all'Adriatico, apoteosi biancazzurra, l'11 di Pillon, nelle immagini si impone 4-2, serata da ricordare per Nando del Sole. Due autentiche perle, 5 novembre 2018, praticamente ieri, eppure sembra essere trascorsa un'eternità.